Allora, come vi anticipavo, stasera non abbiamo slide, facciamo una lettura del quotidiano, di quello che è successo in Europa ieri, con un po' di pagine dai principali giornali italiani. Per fortuna è stata una giornata intensa in Europa, nel senso che c'erano parecchie notizie. Le principali sono quelle sulla riforma del patto di stabilità che era atteso da tempo, ormai da un anno e mezzo che se ne parlava, e c'è stata una proposta della Commissione, è l'inizio di un percorso. Diciamo che credo, spero, che se qualcosa sono riuscito a trasmettere, alcune delle sigle e delle procedure dovrebbero essere più chiare adesso leggendole. Se però non lo fossero, ne parliamo. Ho preso appunto dai principali giornali italiani, ci sono appunto la riforma del patto di stabilità, che tra l'altro poi, vabbè, ci torniamo dopo. Il tema del MES, appunto della ratifica del MES da parte italiana, e poi un po' di altre cose più recenti. Non sempre c'è questa abbondanza di notizie dall'Europa sui giornali italiani, di solito stanno in pagine più interne. In questo caso, ovviamente, stava tra la seconda e la terza. Pochi giornali non le riportano affatto, pochissimi. Quindi sono di solito quelli con poche pagine, uno spoglio da 8 pagine al massimo. Uno che ho trovato che non aveva nulla era il Riformista. Ci sono articoli che preferisco. Ah, cioè, scusate, c'è anche il Sole 24 Ore, effettivamente, che non vi avevo detto, tra i giornali che ho preso. Allora, prendiamo la schermo intero, vediamo se così riesce a proiettarlo e si vede meglio. Intanto una cosa importante. Volevo farvi vedere un po' tutti i titoli principali. Ogni pagina di solito è un articolo. Sono pochi i giornali che permettono di stamparle meglio. Quindi, questa è Repubblica sul nuovo patto sui conti, ma lui incalza l'Italia, dovete ratificare il MES. Questo è a Repubblica, anche un po' di Repubblica e la Stampa hanno degli interessanti, anche il Corriere hanno degli interessanti articoli di commento, più che quelli di cronaca. Quelli di cronaca si assomigliano un po' tutti, nel senso che raccontano, diciamo, tutti lo stesso fatto. L'unico limite, diciamo, l'unica cosa interessante al limite sono i titoli diversi. Adesso vediamo un attimo. MES Europa Impressing, conto da 60 miliardi, regole più flessibili nella UE, ma finisce l'era della spesa senza limiti. Ovviamente, no, ecco, nuovo patto di stabilità, meno vincoli sul debito, ora la sfida tra i governi. Ovviamente questa riforma del patto di stabilità riguarda in particolare noi, il nostro paese, perché il tema centrale è, diciamo, il debito italiano, no? Quello di qualcun altro. Per cui è chiaro che sui giornali italiani, tra l'altro, sia stata affrontata in maniera molto diversa a seconda del tipo di impostazione. Per esempio, il tempo. No, non è ancora questa. Libero, libero, eccola qua. Libero titola così. Altri vincoli e bilanci, la sinistra europea boicotta il taglio delle tasse agli italiani. Allora, sotto nel sottotitolo c'è scritto che le regole presentate dal commissario PD Gentiloni, cosa che non è ovviamente il commissario PD Gentiloni, non escludono gli investimenti dal deficit. Come chiesto dal nostro governo, saremo obbligati a una manovra aggiuntiva di 15 miliardi che si mangerà le risorse destinate alla riforma fiscale. Ora, è un titolo un po' fantasioso, io credo, perché di fatto il taglio delle tasse agli italiani in questa riforma non c'è, se mai se ne parlerà l'anno prossimo, di fatto nulla vieta che, appunto, qua parlavamo di escludere gli investimenti al deficit. Non c'era taglio delle tasse in deficit, non si fa. C'è caduto il governo di Liz Truss in Gran Bretagna. Infatti, qua poi riprende in titolo la sinistra europea frena il taglio delle tasse. Ora, la cosa simpatica è che in realtà quella riforma, lo vedremo dopo in un altro articolo, è particolarmente cara ai liberali tedeschi che, diciamo, tutto sommato non possono essere particolarmente considerati di sinistra, anzi. Tant'è che hanno governato con la Merkel a lungo. E, beh, però, diciamo, ognuno si dà i titoli che preferisce. Patto di stabilità anche il tempo da 15 miliardi l'anno e è l'aggiustamento in caso di piano di 4 anni che verrà chiesto all'Italia con il nuovo accordo che entrerà in vigore dal 2024. La cosa che adesso vediamo se troviamo un articolo, il tempo da zavorra europea.
Regole UE, questo è il fatto quotidiano torna all'austerità, schiaffa l'Italia sulle spese. I paesi dovranno concordare piani pluriennali di tagli, per Roma sono 15 miliardi l'anno. E Giorgetti dice che ridurremo gli investimenti. Quindi chiaramente, scusate un attimo, si vede bene più il... Devo spostarlo perché altrimenti non si vede bene. Vediamo un attimo se riesco a passare oltre questo. Fatto quotidiano, ok. Fatto quotidiano c'è anche quest'altra cosa. È il Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore è uno di quelli che anche in maniera, diciamo, in maniera abbastanza continua, ha diverse notizie sull'Europa, anche di tipo ovviamente economico. Cioè, considerato che l'Europa è soprattutto, l'Unione Europea si occupa soprattutto del mercato unico, essendo il Sole 24 Ore un giornale destinato soprattutto alle imprese o agli imprenditori, ci sono molte cose che negli altri giornali non trovi. Per esempio, in questo qui c'era quello sull'accordo europeo per tagliare le emissioni di CO2 degli aerei, che da altre parti non ho visto minimamente, così come queste nuove regole dell'Unione Europea che puntano a cambiare anche il bonus casa. Quindi diciamo che se uno ha particolare interesse sulle tematiche economiche o finanziarie, il Sole 24 Ore sicuramente sul tema europeo è quello che è più chiaro, o meglio, anche più continuo nel dare copertura a queste notizie. Non tutto, ecco, patto di stabilità, risanamento e sostegno agli investimenti. Qua è più neutro come al solito. Diciamo, la proposta della Commissione prevede una riduzione minima del debito per i paesi più indebitati e la possibilità di percorsi di aggiustamento più graduali in caso di riforme. Quindi qua non parla né dei 15 miliardi né del fatto che all'Italia venga particolarmente. Il Foglio aveva un articolo che credo interessante di Vittorio Emanuele Parsi, ancora non l'ho letto. Poi il Foglio ha sempre il giovedì questa rubrica, che è anche un podcast, che si chiama YouPorn. Il lato sexy dell'Europa e ha sempre, diciamo, un argomento centrale che occupa tutta la pagina, di solito, e anche il podcast che dura tra 15 e 16 minuti è gratuito e è sostanzialmente una ripresa dell'articolo online. Poi c'è queste cose della Repubblica sui migranti. Ah, c'è questo interessante sulla Tunisia. Qua era solo il continuo dell'ultima pagina. Ecco. Le cose interessanti, piuttosto interessanti, sono questo articolo di Mario Monti sul Corriere in ambito cultura, che è la postfazione, un libro di Marco Buti. Marco Buti è stato funzionario europeo, che adesso, se non ricordo male, adesso dovrei ricontrollare cosa è stato. Funzionario della Commissione Europea, sì, è stato funzionario della Commissione Europea, alla guida della Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari. E ha scritto un libro recentemente sulla lezione di Jean Monnet e questa è una postfazione di Mario Monti che credo sia abbastanza interessante da guardare. Le altre cose riguardano i commenti qua c'è uno sul PNRR, ovviamente le responsabili nazionali, ma... Le cose più importanti, dicevo, più interessanti secondo me riguardano gli articoli di commento alla proposta della Commissione e non sono tenerissimi neanche da parte di personalità, diciamo, non certo né inesperte di quello di cui parlano, né particolarmente schierate politicamente contro il governo. Questo è il titolo del Corriere, patto di stabilità si cambia, arriva la proposta dell'Unione Europea, no di Berlino, taglio del debito graduale, ma per Roma rischio di ulteriori manovre e scontro sul MES. Ora, le due cose si sono intrecciate, cioè il patto di stabilità che è una cosa e la ratifica del MES che è un'altra. Come avevo detto, il MES non fa parte dei trattati europei, non fa parte, diciamo, degli strumenti ufficiali previsti dai trattati, ma sostanzialmente, siccome l'hanno firmato praticamente tutti i paesi dell'Unione Europea, dell'area euro perlomeno, è ovviamente oramai uno strumento che è considerabile quasi, è para istituzionale. E quindi le due cose sono intrecciate e noi rimaniamo anche, oltre ad avere il problema del debito, quelli che non hanno approvato
il MES, che leggevo tra l'altro qualche giorno fa, Berlino forse vorrebbe prendere per gestire alcune questioni che avrebbe, credo, sulle proprie banche. Però su questo, ripeto, credo aver letto solo il titolo, quindi non entro nel dettaglio. Volevo prendere l'articolo della proposta UE da parte del Corriere per leggerlo. Allora, la sintesi è del commissario UE all'economia Paolo Gentiloni. La riforma del patto di stabilità ha due obiettivi. Il primo è rendere più graduale, quindi più credibile, il percorso di riduzione del debito per i paesi ad alto debito, sottinteso l'Italia. Il secondo è rendere possibile l'incremento degli investimenti e delle politiche per la crescita. Ieri Gentiloni, assieme al vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis, ha presentato la proposta legislativa che riformerà la governance economica dell'UE. Dombrovskis, tra l'altro, se non ricordo male, è il responsabile per il Next Generation EU. Ora può partire il negoziato tra i paesi UE e poi con il Parlamento europeo. Questa quindi, se ritorniamo all'incontro che avevamo fatto su come funziona la legislazione dell'Unione Europea, è la proposta della Commissione. La Commissione la presenta al Consiglio europeo, che poi la discute, dice al Consiglio, il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, il Consiglio dell'UE, che affrontano, diciamo, la discussione al loro interno, cercando un accordo a 27 o a maggioranza qualificata. Adesso non so quale delle due sia. Più facile che sia maggioranza qualificata, decisamente, altrimenti l'Italia non avrebbe nulla da temere. E poi, dopodiché, ovviamente la stessa proposta, una volta trovata, dovrà essere approvata anche al Parlamento europeo. A quel punto la questione diventerà ufficiale. E quindi questo è l'inizio di un percorso. Trovare un accordo non sarà facile, il tempo stringe perché il vecchio patto di stabilità è stato sospeso nel marzo del 2020, sarà ripristinato da gennaio 2024. Il primo appuntamento sarà domani a Stoccolma all'Eurogruppo e all'Ecofin informali. Se vi ricordate, l'Ecofin mi pare strano che l'Ecofin sia informale, credo che sia l'Eurogruppo informale. L'Eurogruppo è la riunione informale dei ministri delle finanze e dell'economia della zona euro e l'Ecofin invece è la riunione del Consiglio europeo che si tiene a Stoccolma perché è la Svezia che ha la presidenza di turno. E caput è la riunione del Consiglio dei Ministri. La riunione sarà anche l'occasione per chiedere al Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti cosa intenda fare l'Italia sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. Ecco, la mancata ratifica da parte dell'Italia sta sostanzialmente facendo attendere ogni tipo di discussione in parallelo. Per Palazzo Chigi il MES va aggiornato e trasformato in un veicolo per la crescita. Dombrovskis ha evidenziato che nella proposta è stato raggiunto un attento equilibrio, dando ai paesi una maggiore flessibilità e titolarità dei loro obiettivi fiscali a medio termine. E allo stesso tempo sono state poste in essere misure di salvaguardia per garantire trasparenza e parità di trattamento. Ha sottolineato che non si potrà fare melina, non si potrà rimandare, gli Stati membri non potranno posporre gli aggiustamenti fiscali a un secondo punto. Questo vale per le riforme richieste. Rispetto al passato viene eliminata la regola che imponeva agli stati di ridurre la quota del rapporto debito-PIL in eccesso rispetto al livello del 60% a un ritmo di un ventesimo all'anno. Sono i piani nazionali ora a stabilire il ritmo di riduzione del debito. Questo non ve l'avevo raccontato perché tra l'altro era sospeso, ma appunto le vecchie regole del patto di stabilità e crescita prevedevano che quello che andava oltre il 60% doveva essere ridotto al ritmo di un ventesimo l'anno. Quindi se fosse stato l'80%, diciamo, di debito, di rapporto debito-PIL, quel 20% aggiuntivo andava ridotto al ritmo di 1% l'anno. Chiaramente noi avendo oltre il 120, 130, 140, questo aumentava di parecchio la questione. Questo livello comunque di riduzione del debito, per quanto ne so, non è mai stato rispettato, non solo dall'Italia, ma neanche da chiunque altro avesse un debito superiore, nel senso che i ritmi sono stati di solito molto più. Cioè, non è che non sia stato rispettato, magari chi era entro determinati parametri lo rispettava anche, ma non è mai stato così vincolante, nonostante lo fosse, perché non era un parametro che poteva essere discusso, era un parametro fisso. Di fatto, visto che noi, che eravamo quelli che lo pagavamo, ne avremmo dovuto pagare di più, non lo rispettavamo.
non è mai stato poi di fatto imposto a nessun altro che avesse una riduzione. Essendo irraggiungibile, diciamo, era stupido riproporre la stessa cosa, visto che tanto comunque non l'avremmo continuato, non saremmo stati comunque in grado di continuare a rispettarlo. Appunto, la riforma punta a attribuire una forte titolarità nazionale nell'impegno alla riduzione del debito pubblico, ovvero l'impegno ce lo prendiamo noi, però lo tocca portare avanti. Non sarà più un ventesimo di quel 80% superiore al 60%, però una volta stabilito qual è quel ritmo, dovrà essere mantenuto. I paesi dell'Unione Europea saranno chiamati a negoziare con la Commissione piani strutturali di bilancio nazionali a medio termine, l'equivalente del PNRR, nei quali i governi definiscono i loro obiettivi di bilancio, le loro misure, le riforme e gli investimenti prioritari per un periodo di almeno 4 anni, che potrà essere esteso a 7 anni se sostenuto da riforme e investimenti precisi. Di fatto si tratta di riportare davvero il PNRR in avanti, oltre, diciamo, la scadenza, ma per quanto riguarda la politica di bilancio nazionale. Il punto di partenza, vabbè, sarà la traiettoria tecnica, restano in vigore le soglie di riferimento del deficit PIL al 3% e del 60% per debito pubblico PIL, la percentuale del debito sul PIL dovrà essere inferiore alla fine del periodo considerato rispetto all'inizio, questo mi sembra abbastanza evidente, e anche in caso di piano di 7 anni, già alla fine del primo quadriennio dovrà esserci una riduzione del debito. L'unico indicatore operativo sarà la spesa pubblica primaria. Non cambia invece la regola in caso di deficit superiore al 3%. Qua cambiamo pagina, bisogna solo ritrovarla adesso che non è semplicissimo. Forse qua non si scatterà un aggiustamento fiscale. Ecco, scusate, si sono un po' mischiate tutte le pagine. Minimo dello 0,5% del PIL all'anno. Allora, due cose tecniche. Il debito è il cumulo che abbiamo di soldi da restituire. Il deficit è quello che eventualmente facciamo, si va ad aggiungere anno per anno sul debito. Il debito è lo stock. Il deficit è quello che ogni anno eventualmente rimettiamo su. È consentito fino al 3%, oltre scatta appunto un aggiustamento fiscale. L'Italia dovrebbe fare una correzione di circa 6-8,5 miliardi all'anno. 8 miliardi all'anno in caso di un aggiustamento dello 0,45% del PIL in 7 anni, che è l'opzione di tempo ipotizzata per i paesi ad alto debito pubblico. Con un piano in 4 anni invece l'aggiustamento sarebbe dello 0,85% del PIL, circa 14-15 miliardi. Questo spiega che quelli titoli di là che parlavano di 15 miliardi già sono falsi, nel senso che nel caso nostro sarebbero sicuramente 7, poi 7 per chissà quanti settennati. Fonti europee osservano che sono numeri legati alla traiettoria tecnica, appunto, quindi quella è la base di partenza, diciamo, del negoziato, dopodiché si negozia. L'aggiustamento sarebbe comunque inferiore a quello previsto dalle regole attuali, ecco, che indica un aggiustamento del 3,6% nel 2023 e dello 0,9% nel 2024, quindi decisamente superiore. La proposta della Commissione non convince la Germania. Non perché sia troppo dura, chiaramente. Ieri il ministro delle Finanze, Christian Lindner, ha ribadito che sono ancora necessari aggiustamenti chiari per trasformare la proposta della Commissione in norme realmente affidabili, trasparenti e vincolanti. L'Olanda ha accolto con favore la proposta, spiegando che deve portare a una riduzione dei debiti pubblici e garantire parità di trattamento. Per l'Italia è certamente un passo avanti, ma il ministro Giorgetti sottolinea che noi avevamo chiesto con forza l'esclusione delle spese di investimento, incluse quelle tipiche del PNRR digitale Green Deal, dal calcolo delle spese obiettivo su cui si misura rispetto ai parametri. Prendiamo atto che così non è. La Commissione ha creato maggiore spazio di bilancio allungando i tempi. Ora, io non ho capito benissimo questa questione di Giorgetti degli investimenti del PNRR, perché di fatto il PNRR ha una parte di debito e una parte di fondo perduto. Se noi non riusciamo a spendere quei soldi lì, io non ho capito esattamente di che stiamo parlando, però probabilmente è una responsabilità mia che bisogna approfondire magari in un altro appunto. C'è sicuramente del disappunto perché gli investimenti del piano nazionale di ripresa non risultano esentati, né il loro peso è mitigato nella valutazione dei conti pubblici. Ebbene, esatto, cioè,
avevano chiesto sostanzialmente di dire, vabbè, da quel bilancio, diciamo, del debito e tutto il resto, quei miliardi che arrivano dal PNRR non li contiamo e così possiamo fare un altro po' di debito. Torno a dire, non ho capito se non riusciamo a spendere quelli, su che altro volevamo spendere il debito. Credo per il taglio delle tasse, evidentemente, vedi il giornale dall'altra parte, però non è chiarissimo appunto come sia il ragionamento. Mi pare invece interessante andare a guardare con voi questo, no, credo che sia sulla sta, ecco, no, è sulla Repubblica, questa intervista a Bini Smaghi. Bini Smaghi è stato un ex membro della BCE. Bini Smaghi non mi sembra tenerissimo perché dice, detto in parole povere, si tratta di un commissariamento della politica di bilancio dei paesi ad alto debito, in particolare dell'Italia. Non sarà un negoziato facile a meno che i governi non accettino di cedere ulteriore sovranità fiscale. Perché tanti timori? La Commissione sostiene che con il nuovo sistema vi è una maggiore titolarità politica dei governi nazionali, perché a questi è data facoltà di indicare i percorsi pluriannuali di risanamento. In realtà questi percorsi dovranno essere coerenti con le traiettorie tecniche fornite dalla Commissione stessa. Se il Paese non si adegua, viene messo automaticamente in procedura per disavanzo eccessivo. I mercati potrebbero reagire negativamente. Quindi fine dell'autonomia? Non c'è trasparenza sui criteri che verranno usati dalla Commissione per indicare le traiettorie. Si sa che verrà effettuata un'analisi della sostenibilità del debito per decretare la plausibilità della riduzione, ma questo strumento è molto complesso e poco trasparente. Richiama al caso della Grecia del 2010-2012. Addirittura, e dirò di più, in queste condizioni sarà difficile per un ministro dell'economia preparare il DEF, che non potrà essere modificato per 4 anni, anche se cambia il contesto. Ciò aumenta la rigidità del sistema. Si propone di passare da un sistema di regole flessibili a una a discrezione stringente di Bruxelles. Tutto dipenderà dalla capacità dei governi di interagire con la Commissione. Rischiano di esserci più tensioni tra la UE e le capitali, in particolare Roma, perché non sono chiari i criteri di valutazione. Il pericolo è alimentare il risentimento nei confronti delle istituzioni dell'Unione Europea. Per la procedura di disavanzo, cosa dobbiamo aspettarci? Niente di buono. Vado oltre. E la coerenza chiesta dai tedeschi? Di certo la nuova proposta cerca di recepire le richieste tedesche indicando una riduzione del deficit dello 0,5 l'anno finché si raggiunge la soglia del 3, cosa che peraltro il DEF, il Documento di Economia e Finanza, già fa. Il problema è che tale riduzione non può essere indipendente dal ciclo economico. Se l'anno prossimo l'economia mondiale rallenta, mantenere la stessa riduzione rischia di aggravare la situazione. Anche su questo la nuova proposta è peggiorativa. E quindi di fatto diciamo, ritorniamo un po' non all'austerità, perché non è questo il caso, diciamo. Ci sono ancora i soldi, certamente ce n'è. E oltretutto, giusto per dirlo, noi abbiamo un PIL che è previsto in crescita ancora per quest'anno, quindi recessione non ci siamo, in teoria cresciamo. Il problema qui è come gestiamo eventualmente il disavanzo. Però questa opinione parecchio contraria ce l'ha anche un'altra persona che di solito non è tenera con le persone che gestiscono l'economia in questo momento, che è Veronica De Romanis, se non sbaglio. Lo devo ritrovare, ma c'è sulla stampa, se non ricordo male. Sì, perché il governo deve votare no. E quindi già sono due voci abbastanza credibili. Ieri la Commissione europea ha presentato la sua proposta di riforma. La proposta prevede che i singoli governi presentino piani quadriennali. L'obiettivo è quello di eliminare il vecchio schema basato su procedure multilaterali per far spazio a negoziati bilaterali, un approccio che non è piaciuto alla Germania. Procedure multilaterali. Prima tutti mettevano becco su cosa bisognava fare. Procedura bilaterale, il governo negozia direttamente con la Commissione. Un approccio che non è piaciuto alla Germania. Nei giorni scorsi il ministro delle finanze Christian Lindner aveva chiesto di mantenere criteri quantitativi uguali per tutti in modo da ridurre il potere discrezionale della Commissione in sede di negoziato. Nello schema rivisto le istanze tedesche sono state accolte solo in parte. Salto la parte tecnica.
Questa va bene, non bisogna leggerla. Nello specifico, il rapporto debito-PIL a fine periodo deve essere inferiore al livello iniziale e quello di disavanzo-PIL deve scendere di mezzo punto percentuale l'anno se superiore al 3%. Questa seconda proposta rischia di rivelarsi prociclica, il contrario dell'obiettivo di Bruxelles. Dice esattamente la stessa cosa che diceva prima Binismaghi, cioè se io fisso allo 0,5%, se superiore al 3%, in un momento in cui va in crisi l'economia, è rigido, non è più flessibile. Per il resto, poco è cambiato rispetto alla prima bozza di riforma presentata nell'autunno scorso. Di conseguenza, le criticità già evidenziate su questo giornale restano, a cominciare da quella legata al fatto che al centro della proposta vi è la sostenibilità dei debiti degli stati. Il nuovo impianto prevede infatti regole diverse in base al livello di indebitamento. Chi ha un rapporto debito-PIL superiore al 60%, di nuovo stiamo parlando di noi, è sottoposto a una procedura più rigorosa. In realtà, dopo il Covid, sono saliti tutti i disavanzi. Il nostro, per assurdo, è salito in percentuale molto meno di quello di altri stati. C'erano anche stati che erano sul 60-80, che sono arrivati quasi al 100, se non ricordo male, nel primo o secondo anno di Covid. Quindi probabilmente riguarda un po' tutti questa riduzione. La Commissione definisce una traiettoria tecnica, questo l'abbiamo visto. Il percorso di aggiustamento si concentra su un unico indicatore, la spesa primaria calcolata al netto degli interessi e della componente legata alla disoccupazione. Questa è una cosa molto tecnica, non ci entro dentro. È l'indicatore comunque che viene scelto. La traiettoria viene definita ex ante con l'ausilio di un'analisi di sostenibilità del debito effettuata dalla Commissione. Ciò rappresenta un elemento di forte criticità. L'analisi di sostenibilità del debito è una procedura complessa e poco trasparente. Quindi esattamente lo stesso tipo d'analisi che fa Binismaghi. Il rischio d'errore in un periodo come quello attuale, caratterizzato a grande incertezza, è elevato. In caso di valutazione negativa sulla sostenibilità del debito, i mercati potrebbero reagire negativamente. È evidente che il grado di discrezionalità di giudizio da parte di Bruxelles diventa significativo. Tornando alla traiettoria tecnica stabilita a Bruxelles, deve assicurare che il rapporto debito-PIL alla fine dei 4 anni scende in modo plausibile. E qui veniamo alla seconda criticità. Che cosa significhi? Plausibile in termini di tagli alla spesa verrà deciso dalla Commissione caso per caso. I governi non potranno pertanto conoscere ex ante la velocità dell'aggiustamento richiesto, una mancanza di trasparenza che non faciliterà né la definizione del piano né la comunicazione dal punto di vista politico. Vi è un altro aspetto che resta ambiguo, è quello relativo al grado di rischio. Nella prima versione della riforma, gli Stati membri venivano suddivisi in 3 categorie di rischio, corrispondenti a diversi livelli di debito, sostanziale, moderato e basso. Nel testo pubblicato ieri non vi è un esplicito richiamo a questa suddivisione. La Commissione fa semplicemente riferimento ai paesi che presentano rischi sostanziali, senza specificare quali siano tra coloro che superano il 60%. Per loro è previsto che in caso di non rispetto del piano, la procedura di disavanzo eccessiva scatti in maniera automatica. Tra questi vi sarebbe senza dubbio l'Italia. Un ulteriore aspetto problematico è quello relativo alle riforme e agli investimenti. Oltre all'entità dei tagli annuali di spesa, Bruxelles chiede che chi presenta squilibri eccessivi li corregga. Non a caso il piano elaborato dai singoli stati si chiamerà piano fiscale barra strutturale. Esso deve includere azioni mirate di politica economica, riforme e investimenti. La logica è quella di replicare lo schema del Next Generation EU. L'analogia è però errata. Il Next Generation EU utilizza debito europeo, mentre le regole di bilancio limitano quello nazionale. Infatti, qua era quello che dicevo prima, cioè qua il modello è lo stesso, però al contrario funziona sulla politica nazionale. Inoltre, ripetendo il modello EU, la Commissione acquisisce il potere di esaminare le riforme di un determinato paese. Si tratta di un potere di valenza politica, a meno che si ritenga che le riforme siano generalmente di natura tecnica. Di tecnico, l'aveva detto anche qualcuno recentemente, forse Draghi, qualcun altro, di tecnico nella politica non c'è quasi mai niente. Anche il parametro dello 0,5 è politica, non è tecnica. Vale la pena ricordare che attualmente solo l'Italia, la Grecia e Cipro hanno squilibri macroeconomici significativi e dunque i nuovi poteri della Commissione si applicherebbero unicamente nei confronti delle politiche strutturali di questi ultimi. Peraltro, il nuovo schema prevede che in caso di non correzione degli squilibri venga aperta la procedura di disavanzo eccessivo. In conclusione, la revisione del patto di stabilità e crescita di fatto mette sotto stretta osservazione solo alcuni paesi, quelli con alto debito e con squilibri macroeconomici eccessivi.
a cominciare dall'Italia. Per questo il governo dovrebbe valutare con attenzione. Ciò non significa che il debito non debba essere tagliato oppure che il divario rispetto ai nostri partner europei non debba essere ridimensionato. Al contrario, tuttavia, ciò non può avvenire attraverso un sostanziale rafforzamento del vincolo esterno sulle politiche economiche, come accadrebbe nel caso in cui si propone. Il risultato ultimo sarebbe quello di un incremento delle tensioni anti-europee, di cui non abbiamo bisogno. È esattamente lo stesso articolo di Binismaghi. Il fatto che lo scrivano due come Binismaghi e Veronica De Romanis mi porta a dare un giudizio sostanzialmente preoccupato della scelta. Però ripeto, questo è l'inizio, cioè noi stiamo ancora parlando della proposta della Commissione. Quello che verrà fuori da tutto il processo, entro breve, perché se parte a gennaio 2024 saranno i prossimi mesi quelli decisivi, però potrebbe essere anche diverso. Quindi stiamo attenti, vediamo quello che succede e teniamo presente appunto di questi limiti. Perché questa cosa qui si ricollega con quello che vi ho detto? Perché questa roba qui funziona così, storta, in un certo senso, perché manca la gamba fiscale alla politica europea. Perché se ci fosse la gamba fiscale, queste robe qui sarebbero a livello nazionale. Tornando a fare il paragone con gli stati federali, come per esempio gli Stati Uniti d'America, se la California sceglie di indebitarsi per fare il treno super veloce tra San Francisco e Los Angeles, che non si sa quanto costerà, se meglio vedranno, eccetera, eccetera, il problema è la California, non riguarda il governo federale, salvo casi straordinari ed eccezionali. Se altri stati decidono di fare politiche diverse, riguarda gli altri stati, c'è quella sovranità, diciamo, economica che ha un senso, perché a livello democratico, se voto per fare determinate cose, al mio governo che ha quel tipo di potere ha un senso. Ecco, questa cosa qui effettivamente è storta perché, ripeto, manca quell'altro pezzo della gamba. E peraltro uno dei grandi successi del Next Generation EU che vedevamo come federalisti era proprio il fatto che potesse essere l'inizio di un bilancio europeo. Questa cosa qui mette la pietra tombale sopra qualsiasi speranza che dal prossimo, o meglio, mette la pietra tombale. Diciamo che per ora cerca di mettercela. Se riesce a piazzarcela, debito europeo, finché non c'è un altro caso straordinario, credo che se ne farà più. Che sia giusto o sbagliato, poi dopo uno decidere per conto proprio. Però effettivamente questa cosa qui comincia a darmi dei pensieri. Ne avevo letto, mi pare, un altro su Repubblica, sì, eccolo qua, la riforma delle regole economiche. Carlo Bastasin, non ricordo se sia un economista, potrebbe esserlo, o un giornalista. È un economista, vero? Non ricordo però che ruolo abbia. Comunque, leggiamo qualcosa. La proposta di regolamento presentata ieri dalla Commissione segna un passaggio importante, ma niente affatto conclusivo del processo di riforma. Quello che seguirà sarà uno scontro acceso tra i governi nelle sedi del Consiglio UE, cioè quindi quello dei ministri, accompagnato da un dibattito al Parlamento europeo. La Commissione per ora sta tenendo il punto, ma è possibile che lo scontro prosegua ancora per mesi. Il tema infatti è rovente nel discorso pubblico di vari paesi, a cominciare dalla Germania, ma ha addirittura un carattere esistenziale per l'Italia. Nel novembre 2022 la Commissione ha proposto una riforma incentrata sul dialogo tra Bruxelles e i singoli paesi. Da allora, tuttavia, Berlino ha attaccato il piano della Commissione giudicandolo debole e discrezionale. Il ministro delle Finanze tedesco ha proposto regole comuni a tutti i paesi con la richiesta di un aggiustamento, peraltro non troppo stringente, obbligatorio. Berlino considera inoltre la Commissione troppo incline a compromessi e non credibile nell'imporre disciplina, e lo ha ribadito anche ieri dopo la nuova proposta di Bruxelles, che pure assorbiva alcune sue richieste. Con sobrio senso della misura, alcuni giornali tedeschi hanno dichiarato morto e defunto il patto di stabilità. Allora, questa è una cosa che qualche settimana fa, forse 2 settimane fa, quando parlavamo sempre delle istituzioni, secondo me, o forse della. No, parlavamo sì del PNRR. Era uscita una cosa, ne avevamo parlato e c'era una notizia, o avevo sentito sempre in un podcast, credo, sul fatto, se vi ricordate, degli
degli accordi commerciali, abbiamo parlato del discorso sul fatto che, appunto, per esempio, avevamo accennato soltanto, poi non ne avevamo parlato, del transito di grano e della vendita del grano ucraino in Est Europa, eccetera. C'era stata, sì, avevo sentito sì, in un podcast sicuramente, una osservazione sul fatto che in teoria dovrebbe essere la Commissione che ha il potere pieno di giudicare, diciamo, adesso vi chiedo scusa perché non me lo ricordo con precisione, dovevo ricercarlo, ma mi torna in mente solo leggendo questa cosa qui. In teoria la Commissione dovrebbe avere il potere di, sugli accordi commerciali. Riguardava la Cina, se non sbaglio, riguardava alcune cose particolari e nella riforma alla fine che era stata approvata, in realtà la discrezionalità ritornava nelle mani del Consiglio europeo di nuovo. Cioè, gli stati, anche quando hanno cercato di fare dei passaggi di potere alla Commissione per quanto riguarda le competenze che in teoria dovrebbe avere, tentano di riprendersele poi attraverso appunto o il Consiglio europeo o il Consiglio dell'UE. Se rimane un attimo di tempo alla fine lo voglio vedere questa cosa qui, così ve la dico con precisione. Forse la soluzione ideale poteva essere diversa, un grande scambio composto da regole fiscali rigorose, ampi fondi europei di investimento sul modello dei fondi per la ripresa e un'unione dei mercati di capitali. Poiché però non esisteva la disponibilità politica né per regole rigorose da parte dei paesi indebitati né per replicare i fondi per la ripresa da parte dei frugali, la Commissione ha dovuto lavorare all'interno del patto di stabilità esistente per fondere regole e piani di ripresa in un possibile compromesso. Sarebbe un errore leggere le proposte della Commissione solo in termini di severità contro accondiscendenze e di austeri contro indisciplinati. La proposta, d'altronde, contiene aspetti tecnici che gli uni e gli altri trovano sconvenienti. Il vero aspetto di novità è la ricerca di un risultato ad hoc per ogni paese, invece che attraverso un'applicazione giudiziaria delle regole. Il motivo a me pare intuitivo. Nei 10 anni prima della pandemia, le vecchie regole in fondo avevano funzionato, portando il debito medio dell'euro dal 90% all'80%, anche se in modo difforme tra i paesi. Ma quella era all'epoca dei tassi di interesse vicini a zero. Nei prossimi anni i tassi potrebbero stabilizzarsi a livelli normali, i rischi finanziari torneranno così a farsi sentire e già oggi giungono segnali di fumo sulla sostenibilità del debito italiano. Con la nuova proposta si chiede che il Paese, certo, l'Italia, accetti di essere accompagnato dalla Commissione nel coniugare poca disciplina fiscale e riforme investimenti. I mercati non lo isoleranno più, anche in caso di recessione o altre difficoltà, sapendo che se la Commissione ne ha appoggiato il piano d'azione, sulla base di una pur opinabile analisi di sostenibilità, e se il Paese non si dissocia dagli impegni presi, la BCE potrà intervenire e difenderlo da una crisi finanziaria. Un suave proverbio tedesco recita che è il primo asparago che spunta a essere decapitato. Il governo italiano finora ha evitato di mettere fuori la testa, ma una posizione di Roma a sostegno della Commissione sarebbe da rafforzata da un impegno alla disciplina fiscale, senza invocare deroghe o nuove elargizioni, e soprattutto da un sincero vincolo di cooperazione tra Stato membro e istituzioni comuni europee. Questo è infatti uno dei tanti casi in cui patriottismo non è sinonimo di nazionalismo. Questo mi pare un po' meno severo, diciamo, nel giudicare la proposta, però ci può stare. Allora, vediamo un attimo, quest'altro lo chiudiamo. Gli altri articoli, diciamo, sono tutto sommato sullo stesso discorso. Invece, quello che rimane più utile è forse affrontare il tema del MES che sta sulla stampa. Allora, ecco, domani al vertice di Stoccolma, l'ultimatum dei ministri, con l'avvertimento: senza la ratifica della riforma, gli altri dossier resteranno congelati. Con ogni probabilità il ministro del Tesoro Giorgetti cercherà di fare ciò che ha fatto finora, allargare le braccia, ricordare le difficoltà in Parlamento, prendere tempo. La strategia del ricatto non può funzionare, per capire di cosa si tratta bisogna fare un salto indietro di un mese. La Meloni un mese fa aveva lasciato intendere di voler utilizzare l'arma della ratifica del MES per ottenere maggiori concessioni sulla riforma del patto di stabilità e soprattutto sul completamento dell'unione bancaria, in particolar modo per quanto riguarda l'introduzione di un sistema europeo di assicurazione dei depositi. Noi dell'unione bancaria non ne avevamo parlato, mi sa, no.
È una cosa che doveva nascere intorno al 2012, perché uno dei grandi problemi delle due precedenti crisi, quelle finanziarie, quella finanziaria e quella della sostenibilità del debito, era proprio stato il fatto che mancava un sistema di assicurazione unico a livello europeo. La vigilanza delle maggiori banche a livello europeo. Le assicurazioni sui conti, diciamo, sui conti correnti continuano a essere nazionali. Quindi c'è non solo difformità di quantità rispetto a quanto è coperto da ogni assicurazione, ma è anche rischioso perché il paese che eventualmente si trovasse in crisi, cui saltassero delle banche, per cui al di là del fatto di salvarle o meno, vanno salvati i conti correnti fino alla cifra, per esempio, per fare un esempio qualsiasi tra i paesi che potrebbero essere il nostro, fino a 100.000 euro. E quindi questa cosa qui ovviamente aggraverebbe clamorosamente poi il bilancio del paese, perché non ci sarebbe solo eventualmente da salvare o meno la banca, ci sarebbe comunque da coprire i conti correnti e quindi questo sarebbe una crisi che si autodetermina. Il sistema di introduzione di un sistema europeo di assicurazione potrebbe, diciamo, gestire questa cosa qui. Quella cosa lì è bloccata dal 2012 di fatto, da Germania e Italia per motivi contrapposti. Noi chiediamo questa assicurazione, loro chiedono diciamo, delle controassicurazioni nostre che non ricordo bene cosa riguardino, ma diciamo siamo noi due a bloccarla. I messaggi partiti da ieri da Bruxelles suonano come un chiaro avvertimento. La mancata ratifica da parte dell'Italia, ha detto un alto funzionario UE, sta sostanzialmente facendo attendere ogni tipo di discussione in parallelo. La fonte è quella anche del Corriere, diceva esattamente le stesse cose, perché sta avendo un effetto dissuasivo nei confronti delle altre discussioni. In altre parole, è impossibile discutere altre misure se non abbiamo ancora completato il precedente accordo. Altro che tenere in ostaggio il MES per avere l'EDIS, fino a quando non ci sarà la ratifica della riforma, l'Italia può scordarsi il sistema europeo di assicurazione dei depositi bancari. Il nuovo MES viene considerato cruciale non soltanto per la sua funzione di fondo salva stati per il quale era nato, ma anche come argine a un'eventuale crisi bancaria. Ora più che mai è necessaria la potenza di fuoco delle nostre istituzioni ed è bene ricordare che il cuore della riforma del MES è mettere a disposizione un backstop al Single Resolution Fund che ne raddoppierebbe la dotazione. Quindi, di fatto, è tutta da vedere. Domani, scusatemi, domani a Stoccolma, quindi settimana prossima. Ci aggiorniamo sicuramente su qual è la situazione. Non credo che per fine mese avremo la ratifica del MES, però eccolo qua. Poi qua rifà il conto da 60 miliardi, quasi 9 miliardi l'anno per 7 anni, se tutto va bene, oppure 16 miliardi l'anno per 4 anni, è la peggiore delle ipotesi. In ogni caso circa 60 miliardi di risparmi a realizzare per non violare il nuovo patto di stabilità, sempre che questo rimanga come lo ha presentato la Commissione UE. Bene o male, meglio del vecchio impianto, scusate, leggo con voi. Comunque vada, il 2024 segnerà la fine della fiera della spesa e il ritorno ai paletti comunitari. E soprattutto parecchio più credibili di quanto avvenuto in passato. Bisogna subito dire che questa è una proposta controversa oltretutto. Sarà una battaglia dura, ci saranno modifiche, tutti i Giorgetti d'Europa riscopriranno l'adrenalina delle notti di negoziato infinite, se non che si auspica di portare a casa il pacchetto perché possa entrare in vigore col 2024, prospettiva che assomiglia più a una speranza che a una previsione. L'Europa ha la tendenza ad assomigliare a quel gioco a cui partecipano 27 e alla fine vincono i tedeschi, attualmente sotto scacco. Con l'aggravante per noi che Roma e Berlino sono in dissintonia per ragioni opposte. Mettiamo comunque che si parta da gennaio con tre indicazioni. Patto flessibile. Ah, vabbè, perché agire nell'arco di 4 anni è estendibile a 7, patto flessibile. Beh, insomma, cioè, tutti gli altri articoli dicevano esattamente il contrario. Ciò non toglie al 3%, in altre parole, al netto della trattativa con un esecutivo dell'UE che era veramente a piacere di stangare Roma, dovremmo partire in posizione di squilibrio con la correzione minima di 16 miliardi da trovare in aggiunta ai fondi che il governo Meloni sta cercando per mantenere le promesse elettorali, dagli aiuti alle famiglie al taglio delle tasse, passando per la riforma previdenziale.
Nel 2025 la situazione potrebbe rivelarsi analoga e sarebbero già 30 miliardi aggiuntivi da trovare fra maggiori entrate e minori spese. Non è che sia obbligatorio le promesse elettorali, né farle né mantenerle, l'abbiamo visto, quindi questo però è un'osservazione mia. Sono numeri importanti, sebbene puramente indicativi. Non è detto che entri in vigore in toto prima del voto europeo, quindi maggio 2024 o giugno. Se ce la si farà, potrebbe essere che la prossima Commissione UE, che si insedierà nell'autunno 24, abbia per così dire orientamenti diversi all'attuale. Quindi, di nuovo, cioè stiamo parlando ancora veramente del, forse non dico del nulla, però. Molti osservatori ritengono che Ursula von der Leyen si giochi le ambizioni di riconferma proprio sulle disposizioni di bilancio e che in queste ore si sia chiesta se le convenga di più dare retta ai tedeschi o ai mediterranei. Questa è una retroscena abbastanza poco pensato, secondo me. L'Italia resta in reparto degli osservati speciali, debito alto da anni, crescita faticosa, beh, questo non ci chiede. Finita la pandemia e finito il liberi tutti, questo richiede un approccio poco sovranista e sensibile alle esigenze del grande condominio a 12 stelle, il luogo dove tutto si tiene. Bisognerebbe evitare ritardi a mantenere le promesse e gli impegni, vedi PNRR, o evitare veti incomprensibili, il MES. In questo modo si avrebbe l'esito migliore, 64 miliardi circa in 7 anni. Al contrario, l'obiettivo andrebbe centrato in 4 anni, sarebbe un'intera legislatura con il cordone della borsa bello stretto. Turbulenze inevitabili, vabbè. Che si potrebbero minimizzare in due modi le turbulenze, cercando una sponda amica dialogante a Bruxelles, pur con spirito virile, e giocando sulla crescita che salverebbe tutto, capre e cavoli comprese. Come dire, spesa saggia e riforme, non perché lo chiede l'Europa, ma perché ne ha bisogno l'Italia. Zatterin oggi meno efficace del solito. Va bene, questi secondo me possiamo anche tranquillamente saltarli, sono tutti dei dettagli sulla questione. Mi pare più interessante invece forse tornare. Qua c'è appena un dettaglio, il tema della sfida del governo e il ritorno al nucleare. Allora, che se ne pensi del nucleare come tecnologia pulita o meno? Il tema è che noi siamo partiti, lo ricordo, nel 50 dal carbone e dall'acciaio. Nel 57, quando il tema dell'unione politica era fallito, abbiamo fatto l'euratom. Il tema dell'energia è tornato parecchio indietro in 80, quasi 80 anni. 70 abbondanti. Noi abbiamo in Europa, l'abbiamo vista adesso con la guerra, una situazione energetica divisa a 27. Ora, ripeto, 70 anni fa, quando siamo partiti, questa situazione era per certi versi più drammatica, ma almeno si partiva da zero. Oggi su quello siamo tornati indietro. Puro argomento di riflessione, niente di più, niente di meno. Quello che invece volevo farvi vedere, qua c'era una cosa più sotto. Ecco, la notizia della settimana, ve l'eravate scordato. Ce l'eravamo tutti scordato, Gigino Di Maio. Allora, la notizia è che Gigino D'Arabia, i soliti titoli un po' fantasiosi dei giornali d'opposizione, diciamo, d'opposizione all'opposizione, l'Italia ha aderito, cioè la nomina oggi è stata confermata dal rappresentante nel comitato di politica, di sicurezza, una cosa del genere. E in realtà non è l'Europarlamento che convoca il Consiglio UE, ma in realtà è il Presidente della Commissione Esteri, grazie all'iniziativa della leghista Ceccardi, che ha chiesto un'audizione. In realtà questa nomina è di pura competenza della Commissione. Non c'entra niente nei governi, negli stati. In realtà il governo hanno presentato alcuni governi candidato, i principali erano tre, uno in particolare in teoria era il favorito, non era Di Maio, ma era rimasto vagamente coinvolto in una di quelle più scagionate, tra l'altro per ora, di ONG coinvolte nel Qatar Gate. Probabilmente, lui dice addirittura che è stato tutto un complotto per fargli perdere la poltrona. In ogni caso, diciamo che tolto lui di mezzo restava Di Maio.
Di Maio è un ex ministro degli esteri che nel suo ruolo, tra l'altro, non è stato neanche il peggiore mai visto rispetto a altri precedenti, e ha ottenuto il via libera dal Consiglio. Questo so che genera o può generare una serie di cortocircuiti dentro le nostre teste, perché ce lo ricordiamo come era partito, però questa è la situazione. Quindi diciamo che fa un po' ridere, ma bisogna anche che ci faccia riflettere su com'è che avvengono le nomine, le scelte, i percorsi politici, umani, eccetera. Le carriere, esatto, le discarriere, perché tra l'altro nessuno l'avrebbe scommesso probabilmente dopo la debacle elettorale di settembre, però è così, sarà inviato dell'Unione Europea nel corso. Qualcuno ha giustamente sottolineato comunque che è un incarico, non dico onorifico, ma poco di più, perché in realtà l'Unione Europea nel corso conta relativamente poco. Le crisi in cui l'Unione Europea ha un ruolo, le crisi o le aree, diciamo, più calde in cui l'Unione Europea ha un ruolo, una è quella tra Kosovo e Serbia, dove effettivamente l'Unione Europea conta parecchio perché entrambi hanno interesse a entrare e quindi l'Unione Europea riesce in qualche modo a farsi sentire. Altrove, complice il fatto che siamo divisi da 27, come al solito, diciamo, contiamo poco già col vicepresidente della Commissione Borrell, figuriamoci quando mandiamo un inviato speciale. Però lo valuteremo nel corso del tempo. Di inviati speciali ne abbiamo avuti tanti in giro, tutti ce li ricordiamo. Nuovo patto di stabilità, beh, questo l'abbiamo letto, titolo fantasioso che c'era. Ah, mi interessava invece farvi vedere, vabbè, questa è la sinistra europea, che patto di stabilità, sempre sul patto di stabilità, zavorra europea. Sì, questo è il Fatto Quotidiano, che uguale ha titolato, diciamo, contro la Commissione, ma ripeto, non mi pare che ci sia nulla di particolarmente importante. Invece, vabbè, qua c'è un articolo sull'innovazione che era particolare, questo è l'accordo che vi facevo vedere, sono del Sole 24 Ore, possiamo chiudere. Mi interessava, ecco, c'è l'intervento di Valdis Dombrovskis e Paolo Gentiloni sul Sole 24 Ore, proprio per presentare il patto di stabilità. E vabbè, leggiamoci, abbiamo letto tanti, leggiamo pure le parole autentiche della Commissione Europea. La Commissione Europea ha appena presentato le sue tanto attese proposte di riforma delle regole di bilancio dell'Unione Europea. Esse sono il risultato di un ampio processo di dibattito e consultazione culminato a marzo in un accordo tra i ministri delle Finanze sui contorni principali della riforma. Ora è giunto il momento di trasformare quell'accordo politico in modifiche legislative. In un'area economica sempre più integrata, regole comuni sono essenziali come base per assicurare la necessaria fiducia reciproca. Questo è particolarmente vero per i 20 paesi che condividono l'euro come moneta. Per un quarto di secolo il patto di stabilità e crescita dell'UE ha fornito quella base, ma il mondo è cambiato da quando il patto è stato redatto alla fine degli anni 90. Oggi ci troviamo di fronte a sfide e priorità molto diverse rispetto a quando il patto ha conosciuto la sua ultima importante riforma sulla scia della crisi finanziaria globale. Due di queste sfide sono fondamentali e dobbiamo affrontarle contemporaneamente. In primo luogo, la nostra economia deve far fronte a massicci investimenti e riforme per realizzare la transizione verde e digitale, rafforzare la competitività e aumentare la nostra resilienza industriale anche nel settore della difesa. In secondo luogo, i livelli di debito pubblico sono aumentati notevolmente, in particolare a seguito della pandemia. Occorrono strategie credibili per il consolidamento delle finanze pubbliche, per assicurare agli investitori sulla sostenibilità del debito pubblico e per facilitare il finanziamento degli investimenti pubblici sul mercato. Al tempo stesso, non possiamo trascurare il finanziamento pubblico delle priorità comuni dell'UE fino a quando il debito non sarà stato ridotto. Entrambe le cose vanno di pari passo. L'Europa ha bisogno di... No, ho tagliato. Ha bisogno di... Bisogno di... Non c'ho più l'altro pezzo. E niente, l'altro pezzo me lo sono perso. Da qualche parte doveva essere. L'ha tagliato.
Le nostre, proprio per questo motivo, vabbè, per far sì che il rapporto debito-PIL continui a diminuire, l'Europa ha bisogno sia di una maggiore prudenza fiscale che di un'economia più dinamica. Quindi, sostanzialmente, riduciamo il debito e aumentiamo la crescita. Per questo motivo, le nostre proposte mirano sia a una riduzione più graduale, ma costante, di livelli di debito, sia a stimolare una crescita sostenibile e inclusiva attraverso investimenti e riforme. Esse renderanno le regole di bilancio dell'UE più semplici, trasparenti e efficaci, oltre a promuovere una maggiore titolarità nazionale. Agli Stati membri verrà richiesto di avanzare piani di aggiustamento credibili e conformi a un nuovo quadro comune europeo. Tale sistema di governance garantirà parità di trattamento di tutti gli Stati membri, pur avendo cura delle situazioni specifiche di ciascun paese. Con la nostra proposta prevediamo inoltre un'attuazione più stringente delle nuove norme per garantire che i paesi si attengano alle regole concordate. Le nostre proposte, questo è importante, riflettono così in modo equilibrato le discussioni in corso da tempo con i governi nazionali, il Parlamento europeo e le parti interessate, che continueranno nei prossimi mesi nell'ambito del processo legislativo del. Quindi non è che la Commissione se l'è sognata. Questa roba arriva effettivamente da mesi e mesi, diciamo da quando è stato sospeso di fatto, di negoziazioni tra la Commissione e gli Stati e il Parlamento e gli altri, diciamo, attori interessati, e continua. Cioè questa è di fatto, appunto, è la proposta che mette insieme il quadro e poi si va avanti. Adesso se sia giusto o meno, a me sembra un po' assurdo appunto si debba negoziare tutto il tempo prima, si arrivi a una proposta e poi si continui a negoziare dopo. Soprattutto perché, come ho detto prima, ma poi la chiudo, è secondo me la strada proprio, è una strada che andrebbe tolta di mezzo, nel senso che il fatto che ci siano delle riforme da fare, degli investimenti da fare e che riguardino di fatto l'Europa, cioè la transizione verde e digitale, rafforzare la credibilità e la resilienza industriale, secondo me non passa dai bilanci dei singoli stati. Però questa, ripeto, è la mia visione. Per l'economia europea è essenziale concludere il lavoro legislativo entro la fine dell'anno, come ha indicato il Consiglio. Però non è garanzia. Qua c'è un'analisi della Cerretelli, che è di solito una brava giornalista. Beda Romano, uguale un buon corrispondente da Bruxelles. Però ripetono sostanzialmente tutte le stesse cose. Mentre si parla del nuovo patto di stabilità con le istanze italiane, qui sul foglio c'è Dombrovskis che parla. Sì, però non mi sembra così rilevante. L'innovazione, lui ha una chance. C'è il tema del. Ci sono due temi almeno che mi piaceva affrontare un attimo, che sono quelli relativi ai migranti, però non vedo l'altro, pure ci dovrebbe essere, sulla Repubblica, sì, sicuramente, eccolo qua. Parigi blinda di nuovo il confine, a 20 miglia sale la tensione. Allora, questa cosa qui era già successa, se ve la ricordate, a Ventimiglia ce l'avevamo avuto il problema, se non sbaglio, tra il 2015 e il 2018. Ricordo che c'è Schengen in vigore, per cui salvo motivi particolari tipo l'emergenza Covid è finita, Schengen prevede la libera circolazione delle persone tra gli stati. I migranti sono un caso particolare, nel senso che i richiedenti asilo e i migranti in genere, vale il regolamento di Dublino, non so se ne avevamo parlato, per cui c'è il primo paese di ingresso che è responsabile al momento dell'accoglienza e soprattutto dell'identificazione, e quindi non sono ammessi movimenti, i cosiddetti movimenti secondari, cioè non ci possono essere migranti che entrano in un paese e si spostano in un altro senza poi un regolare, diciamo, motivo di spostamento. L'Italia per lungo tempo si è tranquillamente fatta carico di portare il più velocemente possibile dai punti d'approdo al nord i migranti che man mano arrivavano, come hanno fatto per lungo tempo anche in Serbia durante il periodo della rotta balcanica di massima crisi, in cui sostanzialmente i pullman li prendevano al confine della Grecia, li portavano al confine con l'Austria e Austria-Ungheria, eccetera.
e poi proseguivano per la Germania. L'Italia, diciamo, trovandosi poi nella situazione in cui al Brennero con l'Austria e ora arrivo, e a Ventimiglia con la Francia si è trovata chiusa, di fatto è diventato un po' collo di bottiglia, è diventato un imbuto tappato e quindi ci troviamo in quella situazione lì. Ora, la cosa interessante, infatti Ventimiglia è diventato l'imbuto d'Occidente, dice il segretario locale della CGIL. Dal punto di vista legale, sta cosa è perfettamente legittima, nel senso che i movimenti secondari non sono ammessi e quando li trovano nei paesi di terzi, li rispediscono in paesi di prima accoglienza, che normalmente dovrebbe essere l'Italia, la Grecia o la Spagna, almeno per chi arriva dal Mediterraneo. Ecco, la questione sostanziale però è quella del che ha perso un po' d'attualità, però quando si parla dei migranti in particolare, il tema non è quello dei, la dico così, dei paesi cattivi dell'est, che cioè non è dei muri in Polonia, scusate, continuo a dimenticarmelo, in Ungheria, ma è in generale del tema dell'accoglienza del fatto che l'accoglienza è nazionale, del fatto che le politiche di immigrazione sono nazionali e che le frontiere ormai sono in teoria esterne. E ci dovrebbe pensare in particolare Frontex a livello europeo, ma in pratica continuano a esistere nel momento in cui, come qui, ci sono i blocchi perché i migranti passano. Cioè, in Europa abbiamo questo strano appunto disparità di trattamento tra residenti sul territorio, tra persone che stanno sul territorio, per cui Schengen funziona a singhiozzo. E per cui ci sono delle persone che da uno Stato membro non si possono muovere. Questo, ripeto, è particolarmente evidente nel momento in cui un presidente o, sì, del gruppo dei popolari europei al Parlamento, come Weber, chiede di finanziare attraverso il bilancio dell'Unione la costruzione di muri e frontiere per appunto proteggere chiamiamola invasione, di migranti, le frontiere esterne, e quando allo stesso tempo è una rappresentante, diciamo, un'altra famiglia politica come Macron, che è di liberali, al Parlamento europeo, che al Parlamento europeo magari si contrappone a quell'iniziativa, però poi da presidente francese la riattua. Sono le storture, appunto, di un sistema che vede gli stessi protagonisti nell'ambito, da un lato, di leader europei quando vogliono, dall'altro di leader nazionali quando è necessario. Oh, tra l'altro, qua dopo ci arriviamo sui finanziamenti per la Tunisia, perché l'unico che ne parla è la Repubblica. L'unico che ne parla oggi, perlomeno. Più i migranti c'è stata, adesso non so se era lì dentro, l'ho chiuso, ma sicuramente c'è scritto da qualche parte che l'Olanda ci ha impedito di rimpatriare, ha impedito di rimpatriare un paio di migranti in Italia. Adesso non vedo più dov'è, la troviamo sicuramente. Questa parte di stabilità si cambia. Regole, poi ci sarebbe anche Monti, ma mi interessava particolarmente questa cosa qui, la riforma sulla frontiera. Scusa? No, ma vabbè, forse era lì, boh, vediamo un attimo, però quello mi sembrava più il discorso dei. Allora, vabbè. Allora, sostanzialmente comunque c'era una notizia che dava conto del fatto che l'Olanda non poteva rimpatriare due migranti perché in Italia non erano garantiti i diritti, adesso non so se i diritti d'assistenza o i diritti fondamentali, una cosa del genere. Non so se c'è qua sotto, qua l'ho persa, qua non c'è. Da qualche parte c'è. Ora vi faccio leggere il titolo
Rischio maltrattamenti, gli stranieri non possono essere rispediti qui. L'Olanda si tiene i nostri migranti. I giudici nordici ci insultano, no, ci fanno un piacere. Chiudo. Non dico altro. Ecco, simpatica invece questa. Meloni a Londra per contare di più in Europa. Questa è simpatica, questa è molto simpatica. È vero, nel senso che l'Italia sta cercando. Perché in realtà fanno tutti e due parte, sì, del resto a parte, aspetta, perché. Allora, si sono ritrovati a metà novembre, leggiamolo, si sono ritrovati a metà novembre come due esordienti al G20 di Bali. Lei, primo premier donna alla guida del governo italiano, lui, primo ministro di origine asiatica e religione induista a capo di quello inglese. Entrambi in carica da 3 settimane, poco più che 40 anni, hanno subito legato, del resto appartengono all'ECR, il gruppo dei conservatori europei. Ora, sì, la Meloni fa parte dell'ECR, che è presidente, se non sbaglio, Fratelli d'Italia. Anche i Tories facevano parte dell'ECR. Non mi risulta che siano più nell'ECR visto che sono usciti. Però vabbè, così è. Giorgia Meloni tra poche ore busserà alla porta e si troverà un interlocutore euroatlantico di livello come Rishi Sunak. I dossier sul tavolo sono molti, dal sostegno all'Ucraina all'azione NATO fino alla definizione dei nuovi assetti in Europa. Nel 2024 i conservatori sono pronti a giocarsi la partita insieme ai popolari per cambiare l'asse portante di Bruxelles, che oggi poggia sui socialisti. Non è un mistero che il Premier stia lavorando a fondo per costruire un'alleanza politica. Fa sorridere quando Medipati di quel libertario, le alleanze, soprattutto in Europa, sono mutevoli. Può capitare, così ed è capitato, che l'Italia trovi sponda persino nell'Olanda del Ruvido Rutteo, nella Francia del Ballerino. È la politica, bellezza, basta saperla fare. Poi c'è un governo su cui far ruotare i rispettivi interessi e quello dell'ECR a guida Meloni si sta allargando anche grazie al lavoro quotidiano a Bruxelles di Nicola Procaccini e Carlo Fidanza. La visita a Londra del Premier Meloni è importante. Aspetta, scusa, Sofia, appuntamento a metà maggio a Sofia, dove i conservatori si metteranno e metteranno sul tavolo le proposte per la prossima campagna elettorale europea. Ma la visita a Londra del Premier Meloni è importante anche in chiave economica. Torna il rischio speculazione, lo spread rimane l'osservato speciale, non è accaduto, anzi Meloni sta acquisendo centralità sui tavoli internazionali, ma i primi spifferi speculativi. Lo snodo riguarda da un lato il nostro debito, che soffre i rialzi dei tassi di interesse, e dall'altro il PIL che rischia di essere frenato da un PNRR zoppicante. Ecco allora che il viaggio di Meloni nella City assume i contorni di un roadshow italiano anche per assicurare i mercati, trovando nuovi partner e rafforzando le nostre partecipazioni, la nostra posizione. Le recenti nomine e le partecipate saranno un investimento più solido per trovare gli sbocchi al PNRR e dare una base alle riprese. E questa è la vera sfida che tende Meloni al suo governo. Il capolavoro. Non c'entra assolutamente niente l'Europa, non c'entra assolutamente niente l'ECR, non c'entra assolutamente niente l'Europa ai prossimi. Quest'articolo è un capolavoro. C'è che dire. Notevolissimo. C'è il tema della conferenza, quella sulla ricostruzione ucraina, che vorrei tenere per più tardi, perché aspettate un attimo, no, l'ho chiuso quello lì, vabbè. E ecco, finanziamenti UE per la Tunisia. I ministri dell'interno di Francia e Germania daranno forfè. Allora, di nuovo torniamo sempre al solito punto. Al di là di quello che ha, ecco l'Olanda, l'Italia non garantisce i diritti ai rifugiati, eccola qua, stava qui, perfetto, era lì. E la questione di nuovo della Tunisia, per chi non l'avesse seguita, breve recap: in Tunisia, dopo il successo in un certo senso, l'unico successo delle rivoluzioni arabe, la situazione negli ultimi anni si è parecchio complicata. Il nuovo presidente ha esautorato il Parlamento, tutte le istituzioni democratiche, ha messo in carcere, credo 2 giorni fa, il segretario del principale partito d'opposizione, e di fatto sta instaurando un regime autoritario. I finanziamenti che dovrebbero garantire la Tunisia
dalla crisi economica che l'Italia da parecchio tempo e che lui non è riuscito a mettere sotto controllo neanche con i suoi metodi, sono complicati, nel senso che, come vi dicevo l'altra volta, se non ricordo male, il Fondo Monetario Internazionale ha chiesto di garantire il rispetto dei diritti democratici e Saied ha detto no, allora facciamo da subito. L'Italia avrebbe voluto, diciamo, comunque dare soldi alla Tunisia per garantirsi, diciamo, almeno non l'afflusso di possibili migranti che potrebbe scatenare una crisi economica come quella prevista. Ecco, i finanziamenti UE per la Tunisia dipendessero dalla missione di Piantedosi e colleghi, Piantedosi in quanto ministro degli interni, e quindi dai ministri dell'interno di Francia e Germania, a me continua a sembrare del fatto segnale che manca una politica europea. Leggiamolo un attimo insieme, perché è una missione congiunta della commissaria europea Ylva Johansson e dei ministri dell'interno Italia, Francia e Germania. A Tunisi oggi è attesa solo la Johansson, che si limiterà a una presumibilmente inutile moral suasion nei confronti del presidente tunisino. I tre ministri dell'interno, non avendo nulla da portare intorno, hanno preferito rinviare la missione. Teoricamente il fatto che ci va la commissaria europea dovrebbe bastare. Però evidentemente così non è. Di nuovo prendo atto che vediamo un po' se spera italiano e francese. Esatto. Sì. Sono stati gli stati nazionali. Sì, quello che avevo anche anticipato, sì, che era cosa scandalosa quella decisione della Corte di Giustizia su chi aveva fatto l'accordo con la Turchia. Eccolo qua, infatti, l'Italia vista l'Olanda non è da considerare un paese in grado di garantire i diritti umani ai migranti. Il Consiglio di Stato ha infatti stabilito che i richiedenti asilo approdati in Italia e trovati sul suolo olandese non possono essere rimandati indietro perché vi è il rischio reale che finiscano in strada privati di necessità basilari come alloggio, cibo e acqua corrente. Ci fanno un favore. Ci insultano? No, ci fanno un favore. No, invece, per quanto riguarda, e poi chiudo, perché ora sono le 6:34, e sul discorso della ricostruzione in Ucraina. Allora, le ricostruzioni sono abbastanza diverse tra Corriere della Sera, Fatto Quotidiano, Sole 24 Ore, eccetera. Quello che emerge, un po' dalla lettura, che vi faccio il riassunto, è che in realtà doveva essere una grande conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina, praticamente è stato un bilaterale tra Italia e Ucraina e la Meloni ha detto spero di ospitare una più grande e più partecipata nel 2025, che vuol dire che già per l'anno prossimo non se ne parla. C'è stata un'affermazione che legò qui da Mattarella, Kiev subito nella UE, in realtà non ha detto Kiev subito nella UE, ma ha detto ecco, l'Italia esprime il forte convincimento favorevole all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea nel più breve tempo possibile, quindi non subito. Apprezziamo l'impegno del suo governo per il cammino delle riforme intraprese. Subito vuol dire subito. Nel più breve tempo possibile vuol dire che se il più breve tempo possibile sono i soliti 10 anni saranno. Apprezziamo l'impegno del suo governo per il cammino delle riforme intraprese per rispettare i parametri comunitari. Ora, questa è una cosa interessante che riguarda non solo l'Ucraina, che è un discorso, diciamo, a parte, perché ha avuto sicuramente un'accelerazione politica quella candidatura, ma soprattutto riguarda anche i Balcani occidentali, quindi Kosovo, no, Serbia, Macedonia del Nord, Albania, no, anche il Kosovo, sì. E in generale tutti gli allargamenti. Ora, il problema nostro è quello che vi dicevo, noi a 27 facciamo fatica. Cioè, facciamo fatica in eufemismo. Noi non possiamo tenerli fuori, ma con queste regole non possiamo neanche farli entrare. Settimana prossima parliamo di riforme possibili, scenari, eccetera, eccetera. Quindi questo è solo un aggancio. L'Ucraina, con le regole attuali, chiaramente entrasse domani, cosa che non succederà, catalizzerebbe la stragrande maggioranza del bilancio,
Considerate che gli aiuti vanno prioritariamente a chi ha un livello di reddito inferiore al 90% della media. L'Ucraina sta, a prescindere da quello che è successo, molto al di sotto. E quindi chiaramente l'ingresso di un paese così grande, popoloso, perché poi non è neanche, vanno anche il reddito, porta tanti altri parametri, chiaramente ovviamente creerebbe diversi scompensi a livello di bilancio. Resta, ripeto, che secondo me non possiamo tenere fuori chi fa parte della famiglia europea e non sappiamo quanto allargarla, perché ci sarebbe anche la Georgia che ha chiesto di essere considerata. La Georgia sta ben dopo, l'Armenia sta ben dopo la Turchia, mi sono in Asia pure, ma c'è già Cipro, da quel punto di vista non vedo il problema. Però ecco, il tema di come farli entrare, quando, più che quando, come farli entrare è un tema rilevante, quindi ne parliamo poi anche la prossima. E l'ultima cosa che volevo dire forse riguarda, no, Kiev-Bruxelles, no, questo qui, qua c'era un'altra cosa, stati banche imprese, no, riguardava sempre questa, la riforma. Ah, volevo leggere, sì, questa cosa di Parsi, se ne avete voglia. Ah, come qua c'era anche l'equilibrio della riforma. Sì. Ah, e poi ci sarebbe. Vabbè, e niente, ve li consiglio. Se volete, ve li invio come letture. Sono sul foglio e sono sul Corriere della Sera. Adesso, visto che ho ancora 5-10 minuti, non so se ci avete domande, osservazioni anche su come è venuta questo esperimento. È l'unico dei 10 incontri. Però ecco, se ci avete delle cose da dire, chiedo di dirle adesso.